Ebbene sì, siamo giunti al fatidico momento che tutti noi aspettavamo. Sto parlando di quello che vedete a schermo. Sto parlando di Poppy Playtime, capitolo 2. Infatti adesso andiamo a vedere e a analizzare ogni punto di quello che vediamo dentro questo video, perché è una specie di trailer. Ho già fatto un video 2 giorni fa dove vi dicevo che c'era qualcosa in sotto. Infatti era proprio vero. Non è proprio il gioco che esce, ma è uscito un trailer. Che ragazzi, direi di subito cominciare a vedere, perché io non sto più nella pelle. Allora, ho visto solamente così anteprima. Ho visto che qua c'è il chapter 2, ho detto faccio l'intro, ma vi giuro che non ho ancora visto il video, diciamo, da vedere. Mi abbasso un po' perché sennò magari senti doppio. Direi di cominciare, però ragazzi, tanti like. Se volete questa creatura, che non lo so se c'è qualcosa, adesso vediamo. Comunque il Agiwagi ancora nel canale, se lo volete, perché sono sicuro che lo volete. Iniziamo a vedere subito il trailer. Ok, fermi tutti. Questa l'ho già vista, questa qua, l'immagine qui, ho già messo una foto che è uguale, con sotto la data, scritto 2/22/2022, comunque siamo lì. Comunque è questa, la foto è quella, quindi il trailer ci siamo. Andiamo subito, dura 1 minuto 25, dura anche poco. Ok, c'è una mano. Ragazzi, ma quella mano non l'ho mai vista. Non ho mai visto una mano rosa all'interno del gioco, quindi questa è già una novità. Quindi questa è già una novità. Ok, che è successo? Sento Poppy parlare. Il treno che vediamo all'inizio? Spettacolo, bellissimo ragazzi, l'ambientazione. La mano verde! Fermi tutti! Fermi tutti! State parlando che c'è la mano verde! Oh, porca vacca! Ma aspettate un attimo! C'è la mano rossa, dov'è? Come fa a starci la mano rossa e la mano verde? Ci sarà magari uno switch di mani? Non lo so. Forse è da capire. Bellissima l'ambientazione, stupenda. Stupenda l'ambientazione, bellissima. Ma ragazzi, quella lì è una creatura secondo me e devo esaminare bene di chi si tratta perché non lo so, c'è qualcosa che non quadra. Ma è tutto contorto. Bellissima, ragazzi, la mano che come potenziata. Bellissima, bellissima. Qua c'è. Ah, aspettate un attimo, ragazzi. Ho una mia teoria. Forse le mani non sono tre come dicono tutti, perché abbiamo visto la mano verde. In realtà le mani dovrebbero essere quattro, perché se voi guardate bene, a un certo punto si vede comunque in tutti i colori anche il. Guardate, si vede di qua o di là, non mi ricordo, si vede anche il giallo. Quindi molto probabilmente abbiamo pure una quarta mano piuttosto che tre. Abbiamo la blu e la rossa, che sono sempre le solite. Si vede che la verde ormai è sicuro che ci sia. Abbiamo anche la gialla, ragazzi. Abbiamo la gialla che per adesso non ho ancora visto nel trailer. Ho visto lì c'era il fiore che abbiamo già visto alla fine, all'inizio. Inoltre lì vedo una scatola di Poppy Playtime, anzi tante scatole vedo. Ma ragazzi, questa scena l'ho già capita. L'ho già capita. Dato che ho fatto veramente molte analizzazioni di questo video, comunque di Poppy Playtime ne ho visti di tutti i colori. Questo, secondo me, sta a raffigurare. Avete presente che nel primo capitolo, adesso vi faccio per chi non sa, Agiwagi è caduto in un burrone. Ok? E molto probabilmente è morto, perché si è pure visto la chiazza rossa, che tutti sappiamo già di che cosa si tratta, anche se non posso dirlo principalmente qui su YouTube. Che cosa è successo? Praticamente sembra esserci come questo salvatore, che è questa mano rosa che lo prende dal basso e lo vuole ritirare su. Non lo so, ragazzi, è un po' da capire questa cosa, eh? Un po' da capire. Bellissima l'ambientazione con lo scivolo. Stupendo. Ragazzi, siamo pure anche nei sotterranei, siamo pure nei sotterranei, ragazzi. C'è
una parte dicevate, mamma mia, non vedo l'ora, non vedo l'ora di portarvi questo cavolo di capitolo, ragazzi, non vedo l'ora, non vedo l'ora. E sicuramente lo comprerò, ma sicuro, sicuro. Ragazzi, chi è questo? Chi è questo? Questa? Oh mio Dio. Ragazzi, ma era questa la mano? Guardate tutto, tutto lì attorcigliato. Ma... Allora... Allora, ho delle teorie. Sicuramente farò altri video che ne parlerò. Che ne parlerò. Questa creatura che vediamo in questo trailer non l'ho mai vista. Mai vista in nessun leak. Sì che l'ho analizzato veramente tanto, poi Playtime, ormai so quante mattonelle ci sono pure nel gioco. Ma questa non l'ho mai vista. Nemmeno nei poster, questa non l'ho mai vista. Forse può essere riconducibile a Kissy Missy, perché comunque si vede magari una mano rosa che magari noi pensavamo fosse di Kissy Missy, in realtà è lei. Ah, ragazzi, c'è un po' da capire. C'è un po' da capire. E molto probabilmente lei, che non lo so il nome, se adesso devo fare qualche ricerca su internet, se trovo qualche notizia lascio il nome assolutamente, ma sicuramente ci farò altri video perché è spettacolare. Però ho fatto una cosa, analizzando bene il video che l'ho sentito, ragazzi, molto probabilmente questa che stiamo per vedere si tratta di Poppy Playtime. Avete presente la bambina giocattolo del capitolo 1? Ecco, molto probabilmente dovrebbe essere lei, quindi una specie di continuo, un'evoluzione, perché è indubbiamente una figura femminile. Però io dopo alzo le mani, perché molto probabilmente, ragazzi, si tratta di Poppy. Adesso non voglio sbagliarmi, però devo fare qualche ricerca. Di sicuramente con il tempo riesco ad imparare meglio, anche perché guardando gli occhi verdi, non lo so, c'è un po' da capire. Vediamo. Ok, forse adesso, sì, adesso è finito, finisce il video. Esatto. Però volevo un attimo soffermarmi, perché ho visto una cosa assai strana. Possiamo vedere dietro, ci sono tante tubazioni, quindi molto probabilmente quello che mi fa pensare nel gioco è che comunque ci troviamo in delle fognature, o che ci troviamo nelle parti basse, piani bassi, secondo me, non in case o in appartamenti, palazzi. Non so, ragazzi, è tutto da vedere, è tutto da capire. Però sinceramente questa creatura non mi fa tanta paura, sinceramente. Non so a voi, vorrei sapere la vostra qui sotto nei commenti, se a voi fa paura questa creatura che possiamo vedere qua. Sinceramente no, sembra tanto amichevole, forse è quella amichevole che ci aiuta, non lo so. Molto probabilmente no, perché si stava avvicinando in maniera un po' troppo nervosa. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti di questo video, di questo trailer, che è spettacolare. Se ve lo siete persi, volete vederlo tutto, ve lo lascio sotto in descrizione, ve lo vedete tutto perché è spettacolare. E ragazzi, siamo giunti alla fine del video. Come sempre vi ricordo che al centro vi iscrivete al mio canale, a destra trovate il mio ultimo video che ho fatto di recente, e a sinistra trovate una playlist che ho creato appositamente per voi. Quindi ragazzi, che dire, benvenuti a questa nuova era di Poppy Playtime capitolo 2. Iniziano le danze da oggi.